Monica e mi chiamano guerriera perché ho affrontato per due volte il cancro. Mi sento più una donna che una guerriera, anche se il cancro ha cercato più volte di portarmi via la mia femminilità. La prima volta quando da poco ero ritornata ad essere compagna e madre, e quella volta non è stato facile perché comunque ho dovuto affrontare sia l'asportazione del seno, la paura del cancro e anche la perdita dei capelli che si sono piegati come fossero di vetro e sono caduti, e la gente non lo sa ma fa male quando cadono. La seconda volta invece pensavo di sapere tutto, che sapevo come sarebbe andata, però non è stato facile nemmeno quella volta, perché la gente pensa che siano solo capelli, ma in realtà quando cadono nel lavandino senti come se viene meno la tua femminilità di donna, e la parrucca non riesce a cancellare quella sensazione di quando le ciocche ti cadono tra le dita. Ho scelto di raccontarvi la mia storia perché spero ci aiutiate a regalare Dignilife alle donne piemontesi.